Carissimi amici della Bilancia, buon pomeriggio. Allora, anche per voi andiamo a vedere quali sono le novità in questa settimana dal 20 al 26 novembre 2023. Andiamo a fare una stesa molto semplice e poi se c'è bisogno di chiarimenti andremo a vedere i chiarimenti. Novità quindi per il segno della Bilancia dal 20 al 26 novembre 2023. Vediamo che cosa accade in questa settimana. Oh, ci sono dei cambiamenti, cambiamenti proprio a livello di benessere, cambiamenti belli in realtà per voi della Bilancia. Avete soltanto paura di inganni, di bugie, di problematiche e ci riflettete tanto in merito a questo. È come se, diciamo, questo cambiamento positivo che sta avvenendo nella vostra vita vi spaventa. Perché pensate e dopo che cosa accadrà di brutto e quindi vi andate a fare voi dei problemi. Dovrete affrontare sì qualche problemino, ma ripeto, sono problemi che vi fate voi. Vediamo questo 9 di coppe rovesciato, quale altra informazione vuole darvi? Sì, c'è proprio una certa inquietudine. E avete paura che qualcuno vi tradisca, che qualcuno vi dica delle bugie, e anche a livello relazionale. Questo però, questi vostri dubbi possono portare comunque ad avere delle difficoltà o degli scontri e a creare proprio delle problematiche. Questo cambiamento che voi state affrontando è un cambiamento così bello che poi pensate proprio qual è la sorpresa. E questo pensare attira a voi energia negativa che vi può portare, ripeto, ad andare in conflitto. Vediamo questo asso di coppe rovesciato per il segno della Bilancia dal 20 al 26 novembre 2023, quale informazione vuole darci? Allora, chiudete con tutte quelle situazioni che non vanno, chiudete con quelle situazioni che vi creano comunque delle insoddisfazioni, parlate, siate molto schietti, molto sinceri, parlate, andate avanti perché questo cambiamento per voi vi porta comunque sia a un trionfo. Cercate di non ricadere nelle stesse situazioni stagnanti, quindi a non assumere di fronte a delle problematiche che magari o a dei vostri dubbi, a non assumere lo stesso comportamento, quindi andate verso una vittoria, ma chiudete con tutto ciò che vi crea, ripeto, un qualsiasi genere di problematica, anche la più stupida, che sia a livello lavorativo, che sia a livello comunque di coppia. Cercate di non tenere le cose dentro di voi, di parlare, di esternarle, di essere schietti, di essere diretti, attenzione a non entrare comunque in conflitto, perché i conflitti creano rotture, ma di andare avanti verso la vostra strada, perché la vostra strada è in salita, nonostante tutto quei piccoli, quegli intoppi che si possono presentare, è in salita ed è verso una vittoria. Prestate solo attenzione a non ritornare a ricadere nelle stesse dinamiche, nelle stesse situazioni stagnanti. Però vedo una settimana, insomma, di cambiamenti che arrivano per voi. Questo è quanto, carissimi amici della Bilancia, noi ci sentiamo alla prossima, vi auguro una buona domenica e un abbraccio.